Buongiorno e bentornati a Il Mattino Loro in Podcast, la vostra trasmissione preferita con cui iniziare per bene la giornata. Io sono sempre il vostro Leo Vargion, in diretta dallo studio Marche 1, così viene nominato su www.runtimeradio.it che stavo ascoltando, controllando poco fa per vedere se era tutto a posto, ma insomma mi confermano che non ci sono problemi di sorta. Buongiorno, come state? Come state? Buon lunedì. Allora, qualcuno di voi si era preoccupato perché durante la prediretta, insomma, queste canzoni oggi un po' così, un po' tristi, un po' d'amore, un po' e qualcuno si è preoccupato, ma stai bene? Sì, sì, tutto bene, ragazzi, tutto benissimo, non vi preoccupate. Qui le cose vanno come devono andare, ovviamente qualcosina, insomma, potrebbe andare meglio nella mia vita, però, insomma, è la vita, funziona così, quindi non possiamo troppo pretendere che lei sia sempre e comunque come la vogliamo, non è che, insomma, è così che funziona, quindi però tutto bene, signori, non c'è niente che non vada troppo a scatafascio. Buongiorno di nuovo, vedo qui, cioè, un sacco di gente, non so quanti di voi restano effettivamente ad ascoltare, spero tutta la bella gente che io comunque nel dubbio vado a salutare, insomma, vedo qui, allora, a parte ovviamente il nostro presidentissimo Simone, che noi ringraziamo sempre, lodiamo e ringraziamo sempre, però vedo qua un po' la kermesse delle grandi occasioni, perché vedo DJ Joker, che è il nostro vicino di radio, insomma, quindi buongiorno caro, vedo Vincent Valentine, ormai ovviamente mio amore non troppo segreto, Samuel Elf, buongiorno anche al buon Samuel Elf, insomma un altro collega radiofonista, quindi ci mancherebbe, anzi siamo contenti. Mi devo segnare ovviamente il pezzo che a quanto pare la gente non è andata ad ascoltare su Radio Anziano, perché stava ascoltando musica triste dalle nostre parti, così poi magari prossimo lunedì facciamo una playlist un po' più allegra, oggi era quella lì un po' più romantica, un po' più, ecco. Poi chi c'è questa mattina? Beh, insomma, vedo un Al9K che ci ha passato a salutare, spero sia rimasto, quindi buongiorno. Non so se c'è anche la buona Michela De Paola all'ascolto, che avrà da fare questa sera con Mono. Spero di aver azzeccato, se non dovessi aver azzeccato c'è comunque il nostro fantastico canale Telegram, che io vi invito sempre ad andare a vedere, Runtime, la radio geek, dove appunto segniamo tutte le puntate, tutte le cose che escono, tutte le cose che vanno in onda. Insomma, nello specifico, quindi assolutamente andatevi a seguire tutti i nostri social, tra cui, ripeto, Telegram, anche se insomma Telegram è un po' una fogna, se vogliamo, però almeno per queste cose è comodissimo, quindi e arriva Michela, insomma, che ci dà anche lei il suo buongiorno, cara, che conferma la presenza di questa sera, puntata fantastica di Mono questa sera, non ve la perdete assolutamente. Dunque, signori, dopo i saluti di rito, passiamo a qualcosa di un po' meno allegro. Questa mattina parliamo di una storia che mi ha abbastanza colpito, devo dire, successa proprio questi giorni, che può scatenare giustamente critiche, ma anche, secondo me, una bella riflessione, una bella discussione che si può muovere in questo senso. Dunque, il protagonista di questa storia è uno youtuber e in generale content creator, che in questi giorni ha pubblicato un video che ha fatto molto smuovere YouTube, e ve ne volevo parlare. Ora, probabilmente già altri stanno facendo video in merito, hanno già dato la loro, ho visto per esempio Twiner stamattina, non so quando lo ha pubblicato, forse ieri sera credo, ha già pubblicato un video su questa storia, probabilmente altri si accoderanno, io molto rispettosamente faccio un commento sulla vicenda, ma non tanto sul fatto in sé, perché c'è poco da dire, ve lo racconto sicuramente e poi sarete sicuramente voi a farvi un'idea più precisa di quello che è successo. Allora, Danny Lazzarin, così è il nome del content creator, lo conoscete penso tutti quanti, è un content creator legato al mondo del fitness principalmente,
diventato famoso probabilmente solo per quello, ma insomma è uno che invece nel suo canale sperimenta, fa vedere altre tipologie di cose. Insomma, lui per esempio ha una passione per gli orologi, per gli orologi da polso, e ha tutta una serie insomma in cui esplora insomma questo mondo particolare. Dici tu che c'entra col fitness? Niente, è semplicemente una sua passione che posta online sicuramente, no? No, questo non c'entra niente con la storia di oggi, ma solamente per dire che lui differenzia molto i contenuti sul suo canale. Uno dei sicuramente contenuti più particolari del suo canale è la sua serie a tu per tu con Later, credo che si chiami così. È un format per l'appunto in cui lui invita a casa sua, comunque nei suoi video, personaggi del web che lo criticano, che lo attaccano, così per, diciamo così, avere un dialogo proprio apertissimo. Lo porta sul suo territorio, che già di per sé è una mossa, se vogliamo, molto intelligente, molto furba, così che appunto le persone messe un po', capito, sotto quel tipo di riflettore devono un attimo rivedere sicuramente il loro modo di fare. Ripeto, è una tecnica secondo me molto, molto furba, molto intelligente, quindi lascio un po' il tempo che trovo. Però sicuramente io non ho mai seguito questa serie, dei video di Danny Lazzarino ho visto pochissimo. Però questo, diciamo, mi ha colpito molto perché il video di cui vi parlo oggi si intitola Vi chiedo aiuto. Un video che già di per sé, diciamo, che prende abbastanza male, perché anche nella thumbnail, cioè nella copertina del video, si vede Danny che insomma sembra quasi in lacrime, comunque con una faccia che non lascia, diciamo, molto spazio all'immaginazione, ecco. Il video è molto semplice, cioè c'è Danny che praticamente visto di tre quarti, praticamente con lo sguardo quindi rivolto non verso la telecamera, ma insomma verso quello che è un ipotetico schermo di lato, che guarda un video che fa vedere anche a noi praticamente con una censura, con una modifica della voce, probabilmente per evitare la censura appunto da parte di YouTube per via di una segnalazione. Perché chiaramente è il video di un'altra persona che potrebbe per l'appunto non gradire la presenza in un video di Danny. Il video di quest'altra persona è di Domingo. Scusate che mi sono già dimenticato il nome di questa persona. Poliandri, ecco. Domingo Poliandri è un. È un altro youtuber, da quello che ho capito, che non lo seguo, non conosco bene il suo canale. È un altro youtuber però che parla, a quanto pare, anche lui di fitness. Ed è diventato famigerato per essere uno che attacca, insomma, è uno di quelli che potrebbe essere, diciamo, appartenente al peggior mondo del fitness attualmente in circolazione. Ci sono tanti youtuber che parlano di fitness e che sono lì come, diciamo, come il loro miglior contenuto è quello di criticare, se vogliamo, l'operato degli altri. Ora, da quello che ho capito, questo Domingo è diventato famigerato, famoso nell'ambiente degli youtuber per l'appunto che parlano di questo tipo di argomento, per essere uno che critica molto spesso gli esercizi degli altri. Insomma, è uno che è diventato famoso per essere un tipo un po' tossico all'interno dell'ambiente del fitness. Ora, il video di Danny è molto semplice. Lui guarda un pezzo di una sua live su Instagram che parla proprio di Danny Lazzarin. Che succede? C'è questo Mirko, cioè scusate, questo Domingo, non so perché ho detto Mirko, questo Domingo che dice sostanzialmente: guardate, se mi mettete altri like vi racconto altre cose, ho una storia su Danny Lazzarin, insomma, se volete sapere, sappiate che l'ho fatto piangere, così. In pratica, quello che dice questo signore è che lui, mentre partecipava al video, che è ancora online tra l'altro se lo volete vedere, sia quello lì in cui Danny parla di questo signore in particolare, sia la puntata di A Tu per Tu con Later con questo signore, sono ancora online quindi si possono vedere,
Praticamente questo Domingo dice: io, mentre partecipavo alla puntata, quella lì di A Tu per Tu con Later, in pratica a un certo punto mi scappa detta una cosa e Danny la prende molto molto male, se ne va. E infatti poi vedete, a un certo punto nel video si vede, quella parte è stata tagliata, però si vede a un certo punto del video che lui è molto più scosso, molto più, diciamo così, molto più freddo rispetto all'inizio del video. Ora, io da persona fantastica non ho visto neanche questa puntata di A Tu per Tu con Later, quindi sono solamente, diciamo, fresco di visione dell'ultimo video di Danny, che secondo me però è esemplificativo di tutto. Certo, poi uno potrebbe informarsi meglio, andare a vedere sicuramente ogni passaggio di questa storia, ma secondo me l'importante è capire, diciamo, l'antefatto. Ora, l'antefatto è questo: Danny, dopo aver, diciamo, fatto visionare a noi questa live di Instagram, così, praticamente dice: guarda, ve lo dico io cosa lui mi ha chiesto, ve lo dico io cosa ha fatto. Cosa mi ha chiesto e cosa mi ha turbato così tanto durante quella cosa. Così non lo dice lui. Il punto qual era? Che questo qui, questo Domingo, in pratica si è messo a chiedere like alle persone per avere dettagli su questa storia, che poteva essere un po' piccantina, piccantella, capito? Un po' così, no? E tu dici: vabbè, che cacchio sarà successo? Ora, io sono molto combattuto, non so se dovrei dirlo, perché secondo me la cosa migliore, anche per rispetto della persona di Danny Lazzarin, è che io non dica niente. Tanto è tutto pubblico, quindi dici: che cosa cambia? Cambia, secondo me cambia. Se volete vedere cosa, anzi forse credo che sia proprio il punto di questa storia, se voi volete capire cosa è successo, guardatevi il video di Danny. Lì lui dice la sua versione, c'è la sua verità, c'è quello che è successo effettivamente a lui come persona, non come youtuber. Cioè, quello lì praticamente voleva sputtanargli un fatto molto personale, molto sentito. Io qui non lo dico in che cosa è successo, quindi se volete sapere io vi invito a guardare il suo video, perché a parte che è molto è devastante come video, secondo me, perché c'è un momento in cui tu ti senti molto vicino a lui, anche se parla di un'esperienza che non tutti sicuramente vivranno nella loro vita, sicuramente, perché è una roba che non succede tutti i giorni, sicuramente non succede a tutte le persone della vita. Però il punto di questa storia è che questo Domingo si è praticamente lasciato andare ad un ricatto, chiamiamolo col suo nome. Praticamente stava quasi ricattando non tanto Danny quanto il mondo, se vogliamo. Voi volete sapere la ciccia, volete sapere la roba su questo personaggio, allora mettetemi like e vi farò sapere roba. Tra l'altro poi lui questa storia l'ha fatta pure girare nei suoi canali social, so di Telegram, Danny lo dice: io so che l'hai fatto girare nei tuoi canali Telegram, ho tutti gli screen, ho tutti gli audio che ti sei passato con le persone, quindi nel senso non devi fare tanto lo splendido. Lo dico io cosa mi è successo, così da depotenziare la tua storia. Se lo dico io, la gente lo sa, quindi non è che poi puoi andare a caccia di like per una roba che non ti riguarda, per una roba che non è tua. Insomma, c'è questo momento all'interno del video in cui lui appunto confessa cosa è successo e si trova costretto a dirlo. Ora, io mi sono... è un alto e bassi di emozioni, cioè è un roller coaster, se vogliamo, una montagna rossa di emozioni questo video, perché ci sono dei momenti in cui, ripeto, mi sono sentito molto vicino a Danny, che poi lo chiamo Danny perché pare quasi siamo amici, ma ovviamente non ci conosciamo, però chiamo Danny solamente per velocità, ecco. Ci sono dei momenti che mi sono sentito molto vicino a lui, chiaramente... La parte emotiva è chiaro che ti prende, non potrebbe essere altrimenti, perché è una storia talmente pesante che sia che te la racconta uno youtuber, sia che te la raccontasse appunto un amico vicino, è impossibile non essere, diciamo, stringersi a lui per l'appunto nella cosa.
Però devo dire, devo essere sincero, ci sono dei momenti nel video che non ho molto apprezzato della condotta di Danny, perché c'è per esempio un momento in cui lui dice non andate più a seguirlo, non andate a fare ad aumentargli i numeri praticamente su questa, dice. Cioè, è una chiamata al boicottaggio. Ora, per quanto questo Domingo si sia comportato da pezzo di merda, diciamolo chiaramente, perché ha fatto veramente una carognata imperdonabile, secondo me. Poi, per carità, il tempo ci dirà se Danny Lazzarin avrà la forza di perdonare questo tizio. Poi sarà solamente il suo giudizio in questo caso. Però per me è una cosa imperdonabile, proprio una carognata di quelle che difficilmente si perdonano. Però c'è da dire che questa chiamata alle armi, fatta in questa maniera, quindi chiamare a raccolta i propri follower per andare letteralmente a fare una roba a chi ti ha fatto un torto, secondo me non è molto giusta, per me. Poi è chiaro, nell'emozione, nel fare, diciamo così, una dichiarazione molto sentita, è chiaro che la nostra percezione, diciamo, poi io, è ovvio, metto le mani avanti dopo questa affermazione forte che ho fatto. È ovvio, io ero tranquillo, per cavoli miei, io non so come avrei reagito. Probabilmente avrei reagito molto peggio di Danny. Lui si è comportato molto bene, devo dire. Cioè, che anche se ha detto questa cosa, che a me, francamente, non sembra giusta, però devo dire che lui è rimasto molto corretto nella sua comunicazione. Si è comunque, diciamo, prodigato nel dire io non ti denuncio, non faccio azioni di nessun tipo. Parlava poi di azioni legali, quindi non, sai, uno potrebbe immaginarsi, sai, tu quello grande e grosso, ti verrebbe a dire ti vengo là, ti spacco la faccia. No, assolutamente è rimasto molto sobrio, molto, cioè, poi è chiaro, è un pregiudizio, è uno stereotipo quello dell'omone grosso che viene lì e ti mena, per carità. Poi io penso che lui, Danny Lazzarin, sia anche una persona molto molto equilibrata, molto tranquilla, anzi, quando lavori molto sulla forza fisica, sulla tua persona, proprio come corpo, a un certo punto devi proprio allenare molto anche la testa per far funzionare in maniera corretta quel corpo, perché altrimenti diventi solo una palla di muscoli che va in giro e fa fare casino. No, io penso che lui abbia molto lavorato sulla sua persona per essere una persona molto equilibrata, e sicuramente questo video lo dimostra, ecco. Dimostra grande, grande, insomma, maturità per quello che è successo. Dice io non ti denuncio, non faccio azioni di nessun tipo, però sappi che se tu dovessi parlare di nuovo di me, se tu dovessi fare nuove uscite sulla mia persona, io faccio uscire tutto, non devi più parlare di me. Cioè, ha ricordato, mi permetto questa battuta cinica, un po' il Will Smith alla notte degli Oscar quando dà lo schiaffo a Chris Rock, un pochino. Get my name out of your fucking mouth. Comunque, sì, allora, tornando a noi. A me, diciamo così, non è molto piaciuta questa sua chiamata alle armi, però devo dire che probabilmente io mi sarei comportato molto peggio rispetto a lui. Lui, diciamo, è stato un gran signore. Nel suo modo di fare è stato veramente corretto. Alla fine si è mosso purtroppo in una direzione che sicuramente non avrebbe voluto. È facile essere con lui in questo senso, è facile dire guarda, se lui si è comportato bene, perché effettivamente, cioè, si vede chi è la parte matura di questa storia. Cioè, si vede che Danny si è comportato veramente veramente come non avrebbe dovuto. Quindi io credo alla sua versione, credo al fatto che Danny si sia sentito costretto, non tanto per acchiappare i like, perché sai, il video dello youtuber che piange fa sempre, diciamo, scattare due reazioni. C'è quello che ti dice oh poverino, stai proprio soffrendo, sei proprio come me, capito? E poi il resto del mondo dice sì, vabbè, è un coglione che sta davanti alla telecamera che piange, cioè che cazzo, cioè come gli youtuber che si scusano, no? Cioè, che sono proprio la cosa più falsa che ci sia, no? Poi invece c'è questo video di Danny Lazzarin che secondo me dimostra che c'è effettivamente una costrizione da parte di un qualcosa di esterno, c'è una costrizione che ti porta a doverti aprire verso un versante che tu non avresti voluto toccare.
Anche perché, diciamo, quel poco che ho visto di Danny Lazzarin, cioè, intendo come canale YouTube, non ha mai trattato, per esempio, questioni molto, molto personali. Ha sempre chiaramente parlato di lavoro, del suo lavoro, quindi di palestra, delle sue passioni, quindi di quello che fa in giro, insomma. Poi, per carità, qualche video stupidino che fa sempre ridere, per esempio lui che va a fare la spesa travestito da Kratos di God of War, cioè che a me ha fatto pisciare dalle risate. Cioè, quindi, nel senso, si occupa di far vedere il suo lavoro nella vita, quindi non è quel tipo di youtuber che fa i vlog, che mostra la propria vita e la spiattella ovunque. Quindi, diciamo che vedere questo confine varcato è ovvio che fa molto presa. Non è un caso in cui uno youtuber, sai, per salvare la faccia deve salvarsi. No, qui lui deve salvarsi da un'aggressione vera e propria avuta online, da un ricatto che stava subendo. Cioè, anzi, più che un ricatto, perché lui, cioè, questo domingo non stava tanto ricattando Danny, quanto invece cercando di minare like da una situazione che non lo riguardava. Quindi le persone, quelle più morbose, che vogliono sapere tutto, si sono messe lì a cercare, insomma, quindi attraverso la moneta del like, di sapere di più, ecco. E quindi Danny ha dovuto correre ai ripari. Dice Simone: rispetto la tua esigenza di rispetto, ma confrontandomi con Michela mi rendo conto che non è che si capisca molto la faccenda. Se metti la questione, non si capisce nemmeno che Domingo, prima di tutto, ha alluso per tempo ad una possibile impotenza del tizio e poi ha colpito su un fatto personale. Si capisce in seguito solo che lui, per svelare questo segreto in modo vile e infame, chiede decine, se non centinaia di like. Beh, allora, se non si è capito molto, vado a fare un recap della storia, scusate, mi sono perso molto sicuramente nelle mie congetture personali. Dunque, riassunto della storia di nuovo. Domingo e Danny fanno un video assieme. Un video che serve, diciamo così, per la rubrica A tu per tu con Later di Danny Lazzarin, in cui Danny, per l'appunto, incontra i suoi, diciamo così, i suoi non fan. Succede che nei fuori onda di questo video, Domingo fa un'uscita a Danny che lo offende molto. Lui lì per lì si scusa, cerca, insomma, di rimetterci una pezza sulla questione per finire appunto questo lavoro. Il lavoro finisce e va online. Tra l'altro, ripeto, lo potete ancora trovare, il video di A tu per tu con Later con Domingo Poliandri. Lo trovate. Succede che però nei mesi, insomma, successivi, che poi in realtà il video di A tu per tu con Later è di un mese fa, però nelle settimane successive, questo Domingo, diciamo, comincia a parlare di Danny Lazzarin, comincia a chiedere decine, centinaia di like, come dice Simone, affinché i follower di Domingo, per l'appunto, possano sapere di più rispetto alle persone con cui Domingo ha lavorato, tra cui appunto Danny Lazzarin. In una live, questo Domingo comincia a dire: io ho fatto piangere Danny Lazzarin, è successo che mentre stavamo registrando, questa cosa non è presente nel video di A tu per tu con Later, succede che io gli faccio una battuta, lui se ne va tutto offeso e torna praticamente con un atteggiamento diverso. Io provo a chiedergli scusa, però lo vedete nel video che lui è tutto offeso, che finisce, insomma, che è molto più freddo rispetto a prima. Nel frattempo lui, oltre a fare questa live su Instagram, fa girare la notizia, questo ce lo dice Danny, per l'appunto, fa girare un po' la notizia di cosa è successo sugli suoi canali Telegram, per l'appunto. Quindi la gente comincia a sapere cazzi personali di Danny Lazzarin. Danny Lazzarin quindi si trova costretto a fare un video chiamato Vi chiedo aiuto, in cui fa vedere lo spezzone di live incriminato, appunto questa live su Instagram, per poi dire letteralmente quello che è successo. Il motivo per cui si è stizzito, quindi la grande notizia che lui giustamente voleva tenere per sé, non è perché fosse un segreto, ma perché giustamente non sono cazzi del mondo, non sono cazzi di internet, però lui si è trovato costretto a, per togliere quest'arma
dalle mani di Domingo Poliandri, si è trovato costretto a rivelare questo, tra virgolette, grande segreto che avrebbe voluto, ripeto, tenere per sé e con, cioè, per i suoi cari, ecco, giustamente. Perché noi che lo seguiamo, noi che guardiamo i suoi video, non siamo né l'una né l'altra cosa, quindi non abbiamo il diritto di andare lì a sapere dei cazzi di un certo tipo. Lo abbiamo dovuto sapere in questa maniera molto molto scomoda. Ora, l'ovvia riflessione che esce fuori, io chiaramente non dico di quale fatto si tratta, non dico cosa è successo, perché ripeto, è tutto online, quindi voi potete andarvelo a vedere se vi interessa. Se non vi interessa, meglio, lo lascerete lì, così che appunto potremo rispettare in questa maniera. Quindi in questo caso è il non sapere. Il non sapere è una forma di protesta nei confronti di quelli che vogliono fare i bulletti, di quelli che appunto vogliono mettersi lì a fare, capito, i grossi, diciamo, classico, proprio la cosa di Nelson che punta il dito e fa capito, per metterti alla berlina, no? È una roba che fa schifo, veramente fa schifo. Ed è per questo che non lo dico, perché se non vi interessa, se non volete sapere, se volete anche rispettare la privacy di Danny, allora non andrete a cercare, non andrete ad informarvi su questa storia, perché è un gossip. È un gossip che, per carità, io sono stato debole per via del video di Danny, sono stato debole e ho ceduto, diciamo, al clickbait, perché quello è, nel senso, nella logica di Danny ha senso fare un clickbait di questa cosa dicendo: guardate, vi dico una cosa personale, così che voi non andiate a scoprirla in una maniera infame. Ve lo dico io, nei miei spazi, con i miei tempi, con le mie ragioni, e così, diciamo, mi salvaguardo. È una roba che non vorrei fare, si capisce che lui non vuole farlo, io ci credo al fatto che lui non volesse farlo. Ci mancherebbe, chi vorrebbe essere costretto a dire una roba tanto grossa in una maniera così scomoda, insomma. Quindi io ci credo che Danny Lazzarini non avrebbe mai voluto parlare, probabilmente proprio parlare in generale di questa storia, ma poi non avrebbe voluto farla uscire fuori in questa maniera, sotto praticamente costrizione da parte della vita, perché sentirsi in gabbia, sentirsi all'angolo è una delle cose più brutte che possa succedere. Probabilmente questa storia gli causava un'ansia terribile, e io spero che lui si senta meglio adesso, cioè, o meglio, spero che passi questa storia, e che lui, non dico ci faccia una risata, perché difficilmente una storia del genere in futuro ti farà ridere, probabilmente mai. Però spero comunque che questa storia, insomma, lasci sì una cicatrice, ma spero che non sia una cicatrice profonda, spero che non sia qualcosa che lo tiri giù, ecco. Mi auguro, insomma, che lui stia bene e che possa passare presto questo periodo, questo è il mio augurio personale. L'unico, se vogliamo, punto un po' controverso della faccenda da parte di Danny è che non è stato molto, ripeto, corretto dire ai propri follower: guardate, andate a togliere il like a questa persona, non dategli potere, così. Io posso capire la logica con cui l'ha detto, perché è ovvio. Uno non cioè, sembra quasi una cosa ovvia, dice semplicemente: guarda, questo è un bullo, trattatelo come tale, quindi non dategli il potere che lui vuole. Però è comunque una roba che secondo me non si può dire. Però è ovvio che questo mio commento lascia un po' il tempo che trova, perché non stiamo parlando di una persona che fa un dissing del cavolo, sai, una roba tipo quello ha parlato male alle spalle di me, ha detto che mi puzzano i piedi, quindi andate a togliergli il like, uffa. No, qui stiamo parlando effettivamente di qualcosa di un po' più serio, ecco, qualcosa di un po' più sentito, di una stronzatina di questo tipo, di una scaramuccia tra youtuber. Stiamo parlando comunque di una persona che ha fatto un torto pesante, ed è per questo che sono un po' combattuto in questa cosa, perché secondo me uno non dovrebbe mobilitare i propri follower in questa maniera. È una roba che è una chiamata alle armi, che insomma non è molto corretto da fare. Però tu puoi giustamente mettere alla luce un fatto e dire: guarda, questa persona è così, tu stai seguendo una persona così. Poi fai tu, è ovvio, è nella tua libertà fare quello che ti serve
Cioè, io non ti dico fai quello che devi, cioè non ti dico di fare quello che ti dico solo che questa persona che tu hai deciso di seguire, che commenti i suoi post, che metti like, eccetera, fa queste cose. Ha fatto queste cose. Chiedere di non seguire più il pelatone è una cosa gentile. Io l'avrei fatto incontrare con degli amici albanesi. No, no, no. Ma infatti, Simone, io dico sì, nel senso, è una roba. Ripeto, sono combattuto in questo mio giudizio. Però resta il fatto che uno non dovrebbe mobilitare i propri follower in questa maniera. Nel senso che sì, io. Però resta il fatto che sì, io capisco il motivo per cui Danny l'ha fatto. E sono sicuro che lui, in una condizione normale, non lo avrebbe mai chiesto. Cioè, da persona equilibrata che lui mi sembra, è ovvio che non lo avrebbe mai chiesto. Però non lo so, questo è un po' l'unico punto appunto che faccio, però lo faccio in una maniera molto, sai, non mi sentite molto carico in questo mio giudizio, non mi sentite molto acceso, ecco. È una roba che sento e non sento, cioè io ripeto, capisco il motivo per cui l'ha fatto, quindi non mi sento di fare una condanna ufficiale a Daniele perché ha chiesto. No, capisco e sì, cioè per correttezza lo devo dire, nel senso è quello che credo, però è ovvio che le circostanze sono una cosa che vanno tenute molto da conto sul fatto in sé, perché è ovvio che quando qualcuno ti fa un torto di questo tipo, cioè e lo fa in una maniera talmente infame, cioè non dico che uno debba prendersi una vendetta, però ha senso dire una cosa del tipo: guardate ragazzi, cioè se avete a cuore insomma la mia situazione, visto che adesso avete effettivamente capito che tipo di persona è, cioè io capisco anche il modo in cui l'ha chiesto, sinceramente, cioè il fatto in sé non mi piace tantissimo, il fatto che lui chieda questa cosa, però è anche vero che lui l'ha chiesta in un modo secondo me anche molto corretto. Vado un attimo a spiegarmi, contesto ovviamente, contestualizzo, scusate. Lui l'ha chiesto in una maniera del tipo: guardate, cioè lui sta facendo questa cosa qui, cioè lui chiede like per diciamo così tirare fuori ste storie che poi mettono in cattiva luce gli altri, quindi è per questo che dovreste smetterlo di seguire. Scusa, come cazzo parlo stamattina? Dovreste smettere di seguirlo perché fa queste cose qui che sono un'infamata, cioè quindi a me è piaciuto il modo in cui l'ha detto, cioè il modo corretto in cui si è posto in questa cosa, però di per sé un qualcuno non dovrebbe mobilitare i suoi follower per appunto per screditarne o cancellarne un altro, come si dice in questi ultimi tempi. Però diciamo, questo è un po' l'ultimo appunto che posso fare, proprio è la virgola di tutto questo, quindi non è diciamo il fatto in sé. Il fatto in sé è chiaro, cioè c'è stato qualcuno che ha fatto un'infamata a qualcun altro, un'infamata grossa, ed è molto fresco diciamo anche il suo post di scuse di questo appunto Domingo Poliandri, che sta perdendo chiaramente, si è visto praticamente perdere tutta una serie di sponsor, di collaborazioni importanti, le persone cominciano diciamo ad allontanarlo in maniera seria, perché insomma è chiaro, quando comincia a diventare un personaggio scomodo, controverso, le aziende che poi ti pagano, che fanno i codici sconto con te, insomma, cominciano subito a tirare i remi in barca e a dire: senti, fratello, proprio, cioè, dovevi proprio farlo. Dovevi proprio farti appuzzare le mani di merda, cioè dovevi proprio fare questo. Io non, che devo fare? Cioè, è lavoro, mi dispiace. Cioè, se tu ti comporti da infame pezzo di merda, io ti tratterò come infame pezzo di merda, quindi insomma, così è. E quindi diciamo che lui ha iniziato questa posta di scuse e quindi dovrà fare questo arc redemption per tornare nelle grazie del prossimo, ma credo che ci vorrà un bel po' di tempo, ecco. Sì, poi io faccio la battuta come se fosse veramente il personaggio di una serie, questo Domingo Poliandri, ma alla fine, se ci pensate, certe dinamiche sono molto come... certe dinamiche delle serie TV sono veramente come le dinamiche di YouTube, cioè dovrà veramente passare un sacco di tempo prima che la gente lo perdoni per questa ennesima infamata, anche se il suo, diciamo, il suo declino nella merda, da quello che ho capito, è iniziato tempo fa, è iniziato già parecchio tempo fa, perché comunque
ripeto, nell'ambiente ormai lui è considerato, questo Domingo, è considerato abbastanza tossico da parte di chi lo segue, da parte di, insomma, di chi ha presente quello che fa nella vita, comunque sui social, quindi diciamo che lui ha iniziato la sua parabola discendente abbastanza tempo fa, quindi... Insomma, sembra essere uno recidivo su queste cose, ecco, uno che campa molto di flame, di e comunque del torbido, ecco, della vita online. Quindi io spero solamente che Danny, ripeto, passi presto questo periodo, che insomma che la sua famiglia possa, diciamo, uscire presto da questo piccolo grande incubo, ecco, che veramente non si augura a nessuno, sul serio non si augura a nessuno. Detto questo, signori, niente, questa era la piccola storia di oggi. Una storia abbastanza di merda, devo dire, perché... Però devo dire che ci dice molto di internet, di come funzioniamo e se vogliamo ci ha dato anche un'arma nuova. Un'arma nuova che doveva essere... non doveva essere così nuova, però secondo me la storia di Danny può ridare linfa appunto a quest'arma che secondo me è scaduta molto nell'era dell'informazione a tutti i costi, cioè soprattutto tutto e subito, ecco. Come tante altre cose, le informazioni noi le vogliamo, le consumiamo come qualsiasi altro bene di consumo, per l'appunto. Quindi ci ha dato un'arma nuova, Danny. Alle volte, se il sentore di una notizia, di un'informazione croccante, interessante, è nell'aria, però sa vagamente di merda, non vi avvicinate ad essa, state lontani da questa cosa, perché alle volte non sapere è meglio. Ma non perché dobbiamo fare una chiamata all'ignoranza, non dobbiamo scadere in questo pozzo, perché la conoscenza è tutto, la conoscenza è potere, la conoscenza, anzi, questa storia ci insegna che la conoscenza è un grande potere, ma per l'appunto alle volte la conoscenza di un determinato fatto non è un potere che ci appartiene, non è un potere a cui noi dovremmo avere accesso, e noi dovremmo avere il rispetto, perché questo tipo di conoscenza può fare molto del male, può renderci degli assassini, può renderci veramente delle persone, degli aguzzini, può renderci parte del problema, ok? E lo so che è brutto, diciamo, fare una chiamata, tra virgolette, all'ignoranza in certi casi, però dobbiamo imparare a distinguere cosa è giusto sapere e cosa è sbagliato sapere. È per questo che io magari, a parte questa volta, cioè probabilmente non parlerò mai più di gossip online, di cose di questo tipo, perché, ripeto, mi sento anche sporco a saperla questa cosa, cioè stavo meglio prima, veramente, devo dire che stavo meglio prima, decisamente, io per carità adesso ci ho fatto un contenuto, ma a parte il fatto che non conta niente questa cosa, però a parte il fatto che non ci guadagnerò niente dall'aver fatto questo episodio, Runtime non ci guadagnerà niente dall'avermi concesso lo spazio per aver fatto questo episodio, ma a parte questo, ripeto, ripeto, è il meno assolutamente, proprio lo 0,0. Però, ripeto, mi sento, a questo punto, mi sento un po' sporco, devo dire, dal sapere questa cosa. È ovvio, passerà, come tutte le cose della vita passerà, però mi sento sporco, sinceramente. Stavo meglio prima. E io invito tutti, è per questo che non vi ho detto niente, perché vi ho detto la mia sensazione, vi ho detto un po' il contesto, ma il fatto in sé, secondo me, campate benissimo senza sapere niente. Quindi io sì, per carità, vi dico, guarda, c'è tutto online, quindi se ve lo volete cercare, se volete andare a vedere di cosa si tratta, andatevelo a vedere, cercate Danny Lazzarin, cercate quello e risolverete la vostra curiosità. Però vi dico, ne avete davvero bisogno? Secondo me no. Secondo me potete campare benissimo senza sapere niente e starete bene con la vostra coscienza, sapendo solo che qualcuno ha sofferto, ma si sta adoperando per far sì che questa sofferenza passi il prima possibile. Credo che sia questo il fulcro della storia che dovremmo cogliere oggi e basta. Tutto il resto è solo gossip, inutile e dannoso. Detto questo, io vi ricordo che questa è una trasmissione di Runtime Radio, quindi www.runtimeradio.it per ascoltarci in diretta e in differita. Tutti i nostri podcast li trovate praticamente ovunque, su ogni aggregatore a vostra disposizione. Io per esempio uso Pocket Cast per riascoltarmi, per esempio, le repliche delle Orazioni della Sera, che torneranno anche questa sera,
oppure di Mono, che altresì questa sera tornerà con un altro fantastico episodio, oppure Data Nightmare, Gli Scimmioni Non Leggono Nietzsche, insomma tutti i fantastici podcast che abbiamo in canna proprio qui su Runtime, li potrete ascoltare su qualsiasi dispositivo. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, insomma, dove vi pare noi ci saremo. La nostra piattaforma è a vostra grande, grandissima disposizione, quindi fateci un salto e commentate, fateci sapere cosa ne pensate. E se volete farlo, potrete farlo direttamente su Telegram, sulla nostra chat Dirette Runtime Radio, dove appunto potrete ascoltare, dove potrete interagire con altri ascoltatori e con gli speaker dei vari episodi. Detto questo, noi torniamo mercoledì con il libro game, appunto, Cavol Quest, con il terzo episodio di Cavol Quest, e niente, direi che possiamo concluderla qui questa mattinata. Io vi ringrazio ovviamente per la vostra grande, grandissima partecipazione e insomma presenza, che è sempre graditissima. E che dire, niente, buon inizio settimana, ragazzi, e statemi buona. Detto questo, io vi saluto e vi auguro una buona giornata. Ciao.